Ci siamo? Allora, vedevo che faceva le bizze un po' il telefono, o meglio la connessione. Buonasera, ciao, eccoci qua, ritrovati nuovamente per la prima diretta di questa settimana. E che dire, una settimana un po' nuova, insomma, comincia quasi la primavera perché le temperature, ragazzi, sono quasi frizzanti e effervescenti. Di giorno, gilettino, maglione, camicia. E si va ovunque. Magari la sera un po' la temperatura così è meno, come dire, è più rigida rispetto al giorno. Però intanto cominciamo, no, ragazzi? E proseguiamo un po' sulle dirette della settimana scorsa, cominciando a ripresentarvi le nuove collezioni, delle proposte, insomma, che abbiamo in store. E oggi parleremo di aeronautica militare. Ha un appeal un po', molto, magari, verso il caldo, quindi con diverse cose in manica corta o più leggere, ma è spumeggiante, bella, divertente, dei colori che mettono allegria e soprattutto materiale design italiano. E poi che dire, indossare i capi della pattuglia come si dice, della pattuglia acrobatica è sempre, secondo me, comunque un'idea di Made in Italy. La cosa quindi fondamentale, prima di partire, è un paio di comunicazioni, un paio di così, di informazioni. Domenica 12, domenica 19 saremo aperti perché c'è festa qui in paese, che è la prima, diciamo, sagra che apre le feste un po' in tutto il Friuli, la famosa Fiera di San Giuseppe col motoraduno. Noi saremo aperti con un penso orario continuato 10, 19. Tutto il giorno siamo qua ad aspettarvi, quindi domenica di 12 e 19 saremo aperti. Cominciamo, ragazzi, facendovi vedere una decina di minuti i nuovi prodotti di aeronautica militare. E udite, udite, da dove cominciamo? Beh, dal maglioncino, perché insomma il maglioncino è la prima cosa insieme alla felpa per l'attacco stagione da indossare, magari a pelle sotto il 100 grammi con una camicia. Qui abbiamo una bella crepe di cotone, quindi molto leggera. Ah, dimenticavo, ragazzi, scrivetemi che ci siete, io vi saluto tutti. Sapete che Facebook non mi permette di salutare nessuno perché non vedo nello specifico, quindi scrivetemi, scusate, che ci siete, che mi sentite e proseguiamo, no? E quindi andiamo avanti. Intanto comunque vi saluto. Quindi cominciamo con un bel maglioncino di cotone. Partiamo dal colore panna, un colore bello, forte per questa stagione, in un tessuto di cotone veramente leggero, quindi pregiato e morbido, disponibile in due colori. Qui abbiamo il panna, ha un effetto anche un po' vintage questo modello, quindi leggermente slavato, che non è molto così visibile in questa variante panna, ma la possiamo vedere molto bene in questa versione ottanio, quindi carta da zucchero, che così ha l'effetto, soprattutto sulle cuciture, un po' della V. Quindi due colori belli, diversi dal solito, avete l'etichetta che penzola, in una tela di cotone, che io chiamo crepe perché ha un effetto così, un po' leggermente setosa, anche se è comunque consistente. Due colori, abbiamo il panna e la carta da zucchero. Eccolo qua. Proseguiamo poi, parlando sempre di capi da indossare, diciamo così, sotto il piumino d'attacco stagione. Abbiamo la full zip in cotone, in questo color salvia, molto bella, un picchettone di cotone, quindi lavorato quasi a piqué, è un evergreen della collezione di Aeronautica, full zip col collo e i polsi in maglina, quindi tono su tono, sempre con questo effetto un po' degradé, con l'effetto un po' slavato, un qualcosa che va molto di moda per questa stagione. Eccolo qua, quindi da indossare coi blu, coi marroni, con i bluette. Vi faccio vedere del nuovo pantalone con le tasche di Aeronautica, ma dopo ve lo farò vedere. Proseguiamo poi con una delle felpe più belle della collezione. Eccola qua, ragioniamo con, parliamo di, meglio che ragionare con, scusate il termine. Tela di cotone lavorata a piqué ma con felpa leggera, quindi un French Terry, una felpa da 240 grammi al metro quadro. Il tessuto del cappuccio è un nylon che si può staccare in quanto è applicato con la cerniera, quindi una felpa ricca un po' diversa dal solito, con il ricamino che voi vedete qui posizionato sul cappuccio, che ricorda che cosa?
i 100 anni dell'aeronautica militare. Quindi un dettaglio molto bello, guardatelo sul cappuccio, si può essere interpretata questa felpa anche quasi con un giubbino, base bianca con fascetta blu, polsi interni doppiati blu, guardate che bellezza, è molto ricca col ricamo posteriore, riga anteriore col big logo e il logo sulla manica. Una felpa molto facile che è completata nella sua collezione, visto il centenario, dal big logo della t-shirt con la scritta dorata posteriore, quindi da indossare tono su tono sotto la felpa, o in contrasto, guardate che bella, nella base blu, fatta in questo modo. Quindi abbiamo la possibilità di completare la felpa con due t-shirt. Abbiamo, per non farci mancare nulla, la bellissima polo, sempre che ricorda i 100 anni, quindi molto importante nei dettagli, col big logo ricamato sulla manica, la riga del tricolore verticale e il logo frontale pulita dietro con i bottoni in contrasto, in questo cotone di piqué molto comunque leggero e traspirante, e soprattutto, ragazzi, molto facile da indossare. Ve la faccio rivedere sempre abbinata magari alla felpa, perché intorno a questa felpa gira un po' tutta la collezione, con la felpa, con la polo magari in base blu. Saluto Nicola, ciao e buona serata anche a te. Proseguiamo poi la piccola presentazione di aeronautica con le polo. Le polo sono molto facili, hanno un bellissimo rapporto qualità-prezzo. Ricordiamoci anche che abbiamo così una versione un po' tendente alla mezza stagione inoltrata per aeronautica, come infatti le polo, adesso ve ne presenterò 6, nel loro classico piqué, quindi il piqué morbido con un bellissimo rapporto qualità-prezzo. Qui ve la presento in questo colore azzurro col profiletto blu e il piccolo logo sulla manica. Tutte le t-shirt e tutti i capi che vi ho presentato hanno un'apertura di taglie che va dalla S alla 4XL, quindi vestiamo anche le persone un po' robuste, e soprattutto non aspettate tanto perché sono le prime ad andare. Eccola qui la polo anche gialla, quindi cominciamo a parlare di colore, per quello prima vi dicevo effervescenza. Un bellissimo giallo sole intenso col profilo blu, un bel celeste col profilo blu, eccolo qua. Poi abbiamo per esempio il verde salvia tono su tono, quindi il collo e i polsini sono sempre verdi, con il dettaglio di avere in rilievo questo logo aeronautica in rosso, molto pulita. Veste sono tutte polo che vestono in figura, ma come dire, non aderenti, quindi vestiamo anche magari una pancetta tipo la mia, se possiamo chiamarla così. Qui abbiamo la versione tono su tono del jersey di cotone, quindi cominciamo a parlare di tessuti un po' più performanti, più leggeri. Il jersey è la tela di cotone liscia, eccola qua, base blu, con scusatemi, il logo tono su tono. E qui abbiamo anche il nuovo, diciamo, packaging, o meglio, il nuovo labeling, la nuova etichetta, che descrive questa tela molto performante e soprattutto facile da lavare e indossare. Due colori. Qui abbiamo la blu navy col tono su tono o il verde salvia con questo logo leggermente che si può, così leggermente che si vede un po' di più perché è più in contrasto, sempre con l'effetto un po' stonewash, quindi lo slavato, che è comunque un imperativo di questa collezione. Infine vi faccio vedere il pantalone di aeronautica, che è molto bello, è un cotone, una tela di cotone con l'effetto leggermente slavato, la tasca laterale, ma non eccessivamente invadente, in quanto la tasca è piatta, è un tessuto leggermente rigato, fiammato, non so se lo potete vedere, quindi tasca a filo, un pantalone facile. Nella parte posteriore abbiamo le due patelle che coprono questo nuovo, diciamo, modello, perché questo è un pantalone nuovo. Vi faccio vedere anche il dettaglio dell'aquila, così evidenziata dal ricamo dell'embroidery posteriore. Cosa importante, molto leggero, un pantalone facile da abbinare con un colore trasversale. Ve lo faccio vedere magari con, eccola qua, la sua polo blu, guardate così che bello l'effetto, e perché no con la sua felpa del centenario, eccola qua,
Quindi sposiamo il colore avio con una bella felpa bianca. Ragazzi, io per questa sera, diciamo così, avrei finito. Vi ho detto che non vi tenevo tanto. Volevo darvi l'input di una bella, come dire, novità. Insomma, la collezione di Aeronautica è sempre per me un'emozione presentarla, perché è un attacco stagione di un prodotto made in Italy, ma soprattutto di un grande, come dire, appeal per le frecce tricolori. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata. Ci vediamo domani per una bella diretta. Domani vi farò una diretta, come dire, come diceva una volta, da leccarsi i baffi. E ci vediamo, buona cena e come sempre non andate nei pericoli. Ciao ragazzi.